Buonasera amici sportivi ed appassionati di basket e ben ritrovati al Palla Soriano Odatina da Simone Daguanno. Questa è una serata di fondamentale importanza per la Virtus Cassino, che ospita Eurobasket Roma in occasione di gara 3 delle finali playoff del campionato di Serie B Girone C. Ci si gioca un posto nelle Final Four di Montecatini, si riparte dall'1-1 maturato nelle precedenti due gare tenutesi al Palatiziano di Roma. L'imperativo dunque stasera è non fermarsi sul più bello, ma fare in modo che questo viaggio continui. Allora tenetevi forte perché è tutto pronto, palla 2 per Eurobasket con il numero 4 Marcello Dip e per la Virtus con il 15 Luca Iannes. Si comincia, rimbalzo favorevole alla Virtus, palla Berti, Carriso, ancora Carriso, serve Iannes che poi lascia il pallone a Grilli, arresto e tiro da 3, primo ferro, rimbalzo di Righetti che consegna a Stanic, chiama Staffieri, servito, ancora palla per il numero 8 Stanic, chiuso da Berti, si gira ottimamente Stanic che penetra, poi esce fuori Stanic sulla linea di fondo, scarica fuori per Fanti da 3 che realizza i primi punti del match, sono 2, non da 3 il canestro di Fanti, e dunque 2-0. Cassino adesso riversato in avanti con Berti che scambia con Carriso, ancora il capitano, vuole il blocco, non accontentato, serve Berti, prova la penetrazione, si arresta dalla lunetta Berti e realizza 2 punti. Stanic, passaggio schiacciato per Dip contro Iannes, perde il pallone Dip e c'è il primo fallo del match, a commetterlo il numero 15 Iannes sul numero 4 Dip, e 2 tiri liberi per Marcello Dip che è pronto in lunetta. Su 2 per il 4 e maglia blu e si riparte 4-2 Eurobasket. Cassino con Berti, quindi Grilli centralmente per Castelluccia che gira per Carriso, riceve in post basso Iannes e poi scarica fuori ancora per Carriso, ma il gioco è fermo per il fallo del numero 16 Staffieri ai danni di Iannes. E poi la Virtus che rimane in zona offensiva con questa rimessa dal fondo, se ne incarica Carriso che serve subito Berti, ancora Berti, palla per Iannes che sbaglia il tiro ma guadagna i 2 tiri liberi per il fallo del numero 9 Righetti, 2 tiri liberi quindi per Iannes che è già pronto in lunetta. Iannes 2-2 e ancora parità 4-4, riparte Eurobasket. Stanic, Righetti, va al tiro Righetti, prende il ferro, Berti il rimbalzo, riparte Cassino con Carriso, penetra Carriso, poi scarica per la penetrazione di Iannes e altro fallo di Staffieri a fermare la transizione della squadra di casa.
è proprio la Virtus a rimanere in avanti con questa rimessa. Grilli sul punto di battuta, Berti, Carriso, Yanes, passaggio consegnato ancora per Carriso, Berti, ancora Carriso, 7 secondi, bella la finta di Carriso che penetra, realizza Carriso, 2 punti. Staffieri, servito Fanti, Sanic prova a liberarsi dal blocco deep, servito con un passaggio schiacciato, adesso si rinnova il duello con Yanes, deep si gira col gancio e realizza. Partita punto a punto, 6 pari, 7 minuti e 15 da giocare. Carriso, Grilli, ancora Yanes, Berti, taglia il campo Castelluccia, poi Berti serve Grilli, chiama il blocco di Yanes, servito adesso da Grilli, un secondo e Yanes da 3, non sbaglia. Fanti prova a replicare Staffieri con la tripla, un tiraccio del numero 16 e poi la Virtus. Grilli, Castelluccia dentro per Yanes che fa piede perno, ancora Yanes, vuole il pallone Grilli, servito adesso il numero 1 che penetra, scarica fuori per Carriso contro Staffieri, Carriso ancora in buzzer beater, sfortunata la Virtus questa volta, palla che schiaccia il ferro ed esce fuori dal campo, si rimane sul 9-6 per la Virtus Cassino. Eurobasket che riparte, sempre Stanic, scambia con Righetti, poi il numero 9 gira per Staffieri che è chiuso da Castelluccia, quindi si appoggia ancora nelle mani del numero 9 Righetti che prova a penetrare di palleggio e Carriso spende il fallo ai danni di Righetti e Eurobasket che rimane in attacco con questa rimessa battuta da Fanti, quindi Stanic per Righetti, è ancora fermato da un fallo, questa volta a commetterlo il numero 15 Yanes che adesso lascia il campo, al suo posto entra con il numero 77 Mauro Liburdi. Mentre per Eurobasket prima sostituzione, fuori Staffieri, dentro con il numero 32 Rizzitiello. Palla Eurobasket, Fanti, Sanic, Righetti, arresto e tiro dalla lunetta, altro ferro, deep rimbalzo offensivo che scarica fuori per Sanic che va da 3, altro ferro, deep, altro rimbalzo, marcanestro non convalidato al numero 4 per il fallo di sfondamento ai danni di Berti e palla Virtus. Liburdi, Carriso, Grilli dentro per Berti che dà ancora il pallone a Grilli, ancora Berti, ancora Grilli, finta il tiro, poi va da 3, sbaglia, rimbalzo offensivo di Liburdi e quindi Castelluccia per Carriso che chiama il blocco, penetra Carriso, ancora Carriso, va al tiro, altro ferro, Righetti al rimbalzo. Eurobasket si riversa in avanti con Fanti velocissimo che sguscia nella difesa avversaria, realizza 2 punti ma Cassino è già in avanti con Grilli.
che sbaglia il tiro, ma va a prendersi il fallo e i due tiri liberi per il fallo appunto commesso dal numero 6 Eugenio Fanti e Grilli Lunetta. Grilli 2 su 2, primi due punti anche per Grilli, che in gara 2 è rimasto a quota 2 come adesso, ma adesso prova Eurobasket con Rizzitiello da 3, pareggia i conti 11 a 11, 4 minuti e 38 alla fine del primo quarto. Berti si gira, Berti di tabella sbaglia, poi prova a prendere il rimbalzo un giocatore di Eurobasket, ma il gioco si ferma per il fallo in attacco del numero 77 Liburdi e palla Eurobasket. Fanti, servito Rizzitiello che ha realizzato la tripla dell'11 a 11. Ancora Fanti con il pallone, è pronto un altro cambio per Cassino, pronto con il numero 33 Eurobasket, però che in avanti con Stanic, chiuso benissimo da Castelluccia, tira Stanic, 2 punti. Carriso, ancora il numero 19, serve Grilli, poi riceve in post basso Liburdi che scarica fuori per la bomba di Castelluccia, colpisce il ferro, Fanti prende il rimbalzo, poi va via con un bel ball handling a Grilli che commette il fallo tattico per fermare la transizione avversaria e doppio cambio per Cassino, fuori Grilli, dentro Tri come annunciato e fuori anche Castelluccia, al suo posto il numero 10 Ausiello e Fanti pronto in lunetta per 2 tiri liberi. Fanti 2 su 2 più 4 per Roma, 15 a 11. Carriso, Berti, servito Ausiello, poi gira per Dri che dà il pallone ancora a Ausiello, poi Berti prova un passaggio schiacciato per Liburdi ma riparte in transizione Eurobasket con Rizzitiello e la stoppata di Berti, ma l'arbitro dice che è irregolare la stoppata di Berti ai danni di Rizzitiello e altro fallo di Cassino e Rizzitiello in lunetta per i 2 tiri liberi. Prima però coach Vettese sul 15 a 11 per Eurobasket Roma sulla Virtus Cassino chiama il time out.
fine del time out. Si riparte da Rizzitello e Lunetta per i due tiri liberi, per il fallo commesso in precedenza da Simone Berti. Uno su due per Rizzitiello. Riparte Cassino. Carriso. Berti. Ausiello. E gioco nuovamente fermo. Questa volta Rizzitiello a commettere fallo su Carriso. E due tiri per il capitano rosso-blu. Su due per Carriso, meno tre adesso per la Virtus Cassino, 16-13. Righetti riceve da Stanic. Righetti si gira su Ausiello e realizza due punti. Ausiello adesso per Carriso, aspetta il blocco di Liburdi. Carriso ma non penetra. Ancora Carriso, vede Ausiello, penetra il numero 10, prova di tabella, sbaglia, riparte transizione Eurobasket, Fanti per Rizzitiello, altri due punti. Berti. Dri. Carriso. Prova con la bomba a Carriso, doppio ferro, deep al rimbalzo, ma l'ultimo tocco è di Liburdi che adesso lascia il campo, al suo posto entra Giannis e palla Roma Gas Empower. Cambio doppio per Eurobasket che sostituisce Deep e Fanti. Ai loro posti il numero 5 il capitano Casale e il numero 20 Birindelli. Da rettificare per Cassino, rimane in campo il 77 Liburdi. Giannis è entrato al posto di Ausiello. Stanic, ancora Stanic penetra, poi prova un passaggio difficilissimo per Birindelli. Eurobasket che però rimane in zona offensiva per il tocco di un giocatore di Cassino. È rimessa con Casale. Passaggio per Rizzitiello che sbaglia la tripla questa volta. Riprende il rimbalzo Giannis che fa partire Carriso. Ancora Carriso, si arresta sulla linea di tre, poi penetra, scarica fuori per Liburdi che gira per Dri. Aspetta il blocco di Giannis, penetra Dri, forse una trattenuta, prova a scaricare ancora fuori, ma recupera il pallone Righetti e parte la transizione di Eurobasket. Righetti aspetta l'arrivo dei compagni, poi ribalta per Stanic che va da due, sbaglia e ancora Cassino con Berti. Liburdi, si gira Liburdi sul ferro, Birindelli consegna a Stanic. Ultimo minuto per quanto riguarda il primo quarto. Eurobasket che è in avanti per 20-13. Adesso Rizzitiello si gira bene su Giannis, realizza l'ottavo punto. Carriso fermato irregolarmente da Rizzitiello che chiede scusa a coach Bonora. Cambio per Cassino, fuori Liburdi, dentro Castelluccia e Carriso che si presenterà in lunetta per i due tiri liberi.
2-2 per Carrizo. Stanic. Penetra Stanic, solito arresto e tiro da 2. Non sbaglia il numero 8 di Eurobasket. Berti. Castelluccia. Va da 3. Castelluccia! Bomba! Stanic. Forse ultimo possesso del primo quarto. Gioca col cronometro Stanic. Poi prova la penetrazione Stanic. Passaggio schiacciato per Birindelli. Un tiraccio. Berti in buzzer beater. Berti sbaglia. E finisce dunque il primo quarto che vede l'Eurobasket Roma in vantaggio sulla Virtus Cassino per 24-18. Pronto per l'inizio del secondo periodo di gara. In campo per Cassino 3 Berti, Castelluccia, Ianes e Carrizo, mentre Eurobasket risponde con Petrucci, Casale, Righetti, Birindelli e Rizzitiello. Palla Eurobasket, Petrucci, serve Casale, posta lui con l'uscita di Stanic. Adesso Petrucci per Rizzitiello, riceve Birindelli che prova a girarsi su Ianes, ma in maniera goffa commette infrazione di passi e regala il possesso alla Virtus, che è pronta a battere con Simone Berti. Scambia con Carrizo, avanza Berti, 3. Ancora Dri, serve Carrizo! Bomba! Petrucci. E gioco fermo per il fallo di Castelluccia, che ha qualcosa da ridire su questa decisione. E palla Eurobasket. Petrucci sul punto di rimessa. Rizzitiello si libera dai blocchi Casale, servito, blocco di Birindelli, ancora Casale, penetra, poi trova Birindelli con un passaggio schiacciato che scarica ancora per il suo capitano, che va nell'angolo da 3, sbatte sul ferro e poi Righetti al rimbalzo, serve Birindelli che sul tap-in non può sbagliare e realizza 2 punti. Carrizo, 3, ancora col blocco di Ianes, servito adesso il 15 col gancio, palla che gira e poi esce, riparte Eurobasket con Casale che chiama lo schema. Petrucci, attenzione alle triple del 26 che adesso serve Rizzitiello, poi Birindelli, ancora duello che si rinnova con Ianes, Birindelli si gira bene questa volta. Altri 2 punti per il 20 in maglia blu. Berti. Berti ancora penetra. Berti! E poi una spinta ai danni proprio del numero 11 da parte del numero 20 Birindelli. 2 tiri per Simone Berti che è già pronto in lunetta. Prima però cambio per Cassino, fuori Ianes, dentro Liburdi. Cambio anche per la squadra ospite che sostituisce il numero 9 Righetti con il numero 4 Marcello Dip.
Berti Lunetta. Su due per Berti, che adesso lascia il campo. Al suo posto entra il numero 30 Fabio Lovatti. Casale, Deep contro Liburdi e proprio il 77 Liburdi a far fermare il gioco per il fallo commesso ai danni del 4 Deep. Palla Eurobasket. Petrucci, Casale, passaggio schiacciato per Birindelli che fa spallate con Liburdi, si gira Birindelli, tutto regolare. Altri due punti per il 20. Adesso Lovatti sbaglia il passaggio per Dri, recupera tutto Casale che serve Petrucci, il no look per la penetrazione di Birindelli che ottiene un potenziale gioco da 3. Due punti più tiro libero aggiuntivo. Quanto siamo a 7 minuti e 35 del secondo quarto, Eurobasket che comanda per 32-22 e sul più 10 gioco che si ferma per un altro timeout. Fine del timeout, squadre che ritornano in campo. Si riparte dal tiro libero aggiuntivo di Birindelli per il potenziale gioco da 3 per portare la sua squadra sul più 11. Realizza Birindelli, 3 punti e dunque più 11, 33-22. Lovatti, gioco ancora fermo, altro fallo del numero 5 Casale ai danni di Lovatti, rimessa Virtus. Dri, Lovatti, scarica per Castelluccia che penetra, prende il primo ferro, Casale al rimbalzo, riparte Eurobasket ancora con il 5 che dà un ottimo pallone in post basso a Birindelli che si gira su Castelluccia che in questo frangente difende bene, riparte Cassino con Carriso che vuole il blocco, accontentato Carriso. Prova Carriso! Due punti! Casale! Sembra il blocco deep ma viene servito Petrucci che poi serve Birindelli, passaggio schiacciato per Rizzitiello contro Carriso, primo ferro, rimbalzo per un attimo Petrucci, poi Dri a metterci una pezza ma l'arbitro dice che il pallone è uscito fuori dal campo sul rimbalzo di Dri e palla Eurobasket che sostituisce il numero 32 Rizzitiello, con il numero 8 entra Stanic. Palla Eurobasket. Che è successo?
tutto pronto, si può riprendere dopo le ultime spiegazioni del primo assistente con i giudici di gara. E Petrucci che serve Casale, che si porta a spasso dri, poi penetra un dietro schiena per Dip Lovatti. Dri e gioco che si ferma per il fallo di Petrucci ai danni di Carriso, e palla Virtus. Il capitano sul punto di rimessa, Dri, arresto sulla linea da tre, poi riceve in posto alto Carriso che si gira su Petrucci, va a tiro, Carriso realizza e guadagna anche libero aggiuntivo per il potenziale gioco da tre. Cambio Eurobasket, fuori con il numero 20 Birindelli, dentro si rivede con il numero 9 Righetti. Carriso e Lunetta per il libero aggiuntivo. Carriso non sbaglia, 3 punti per Carriso. Casale, Dip, Righetti, Stanic, blocco di Dip, penetra Stanic, finta di passaggio per Dip che viene servito in un secondo momento, intercetta tutto Lovatti che fa ripartire Cassino con Carriso che ribalta per Dri, centralmente per Lovatti, ancora per Dri, ancora Lovatti con la bomba, Lovatti sul ferro, non arriva Liburni al rimbalzo, ci pensa Righetti che consegna Stanic che rallenta un po' la manovra di gioco, poi Petrucci. Gioco che adesso viene fermato per il fallo di Dri ai danni di Casale, che andrà in lunetta per i due liberi, prima però cambio per Cassino, fuori Carriso, dentro Grilli. Non ci sono i due liberi per Casale, semplice rimessa battuta da Petrucci che ha servito Stanic, poi Casale per Righetti, poi Petrucci prova ad andarsene su Liburdi, perde il pallone, lo recupera e poi spara una bomba il numero 26 e realizza il 38-27. Dri, Liburdi, Lovatti, Lovatti si arresta da due, Lovatti scheggia il ferro e palla che finisce fuori dal campo, palla Eurobasket. Stanic, Casale, Dip, Petrucci, ancora per Dip, Petrucci da lontanissimo con la tripla, un cecchino Petrucci, altri 3 punti, Lovatti, ancora il 30 per Castelluccia, quindi Dri, va via Stanic, Dri sbaglia il tiro, rimbalzo offensivo Liburdi, tocca Stanic e Cassino che rimane in zona offensiva con la rimessa. Dri, Castelluccia, gira su Lovatti, bello il pallone dentro per Liburdi che sbaglia e regala il pallone a Righetti che fa ripartire il play. Stanic che si arresta da tre, va al tiro sul ferro, Grilli al rimbalzo,
ancora Grilli dietro per Lovatti che aspetta il blocco di Liburdi, serve nell'angolo Castelluccia che penetra e realizza. Riparte velocissimo Eurobasket con Stanic, altro potenziale gioco da tre punti per Eurobasket, questa volta guadagnarselo il numero 8 Stanic, che andrà in lunetta per il libero aggiuntivo e doppio cambio per Cassino, fuori Liburdi e Lovatti, dentro Carrizo e Giannis. Sbaglia il libero aggiuntivo Stanic e dunque Cassino con il possesso del pallone con Grilli, che serve Carrizo che prova a girarsi, perde il pallone ancora Righetti, Casale, si libera bene di Carrizo, poi Deep, stoppato da Giannis, Roma ancora in zona d'attacco, Petrucci, Stanic, Righetti, ancora Righetti, chiuso bene da Castelluccia, riesce comunque a servire Petrucci che questa volta fortunatamente per la Virtus sbaglia la bomba da tre punti e quindi Dri, Grilli si libera di Casale, penetra Grilli e poi il fallo a fermare la penetrazione del numero uno è di Marcelo Dip e due tiri liberi per Daniele Grilli. Tutto a dormire. La faccia? Sì. Grilli, 1-2. Rimane a meno 13 la squadra di coach Vettese, che insegue. Roma in avanti per 43-30. Petrucci intanto va via a Carrizo, realizza un bellissimo canestro Dri, fa tutto da solo, penetra Dri, prova anche lui di tabella ma rimbalzo non arriva al numero 4 Deep, che manda il pallone fuori dal campo e palla Virtus. L'arbitro che va a calmare Casale e Grilli per il blocco irregolare da parte del numero 5 su Grilli. Giannis, servito da Carrizo, riceve ancora dal 15 Carrizo che è chiuso, poi scarica fuori per la bomba di Dri sul ferro. Grilli prende il rimbalzo, prova, Grilli sbaglia il tiro, Righetti al rimbalzo, Stanic, bello il pallone per Casale che taglia il campo sulla linea di fondo, ancora Casale, punta Giannis, penetra Casale, Petrucci di tabella, due punti, doppia cifra per il 26 maglia blu, 10 punti Carrizo, penetra Carrizo, bello il pallone per Giannis, stoppato da Righetti ma in maniera irregolare e dunque Giannis in lunetta per i due liberi
prima però doppio cambio, uno per entrambe le squadre. Per la squadra di casa esce Dri, al suo posto Berti. Prima di sapere il cambio di Eurobasket bisogna aspettare la fine del time out chiamato da coach Bonora sul 47-30 per la Roma Gas & Power sulla Virtus Cassino. Cassino già in campo, Eurobasket che rientra adesso, si riparte dai due tiri liberi per Giannis, per il fallo subito al rimbalzo da parte del numero 9 Righetti. Su due per Giannis. Stanic, Fanti, Gloria, i due nuovi entrati per Eurobasket, si scambiano il pallone. Adesso Stanic prova ad avanzare con il blocco di Gloria. Stanic perde il pallone, lo recupera Grilli, riparte Cassino con Carriso, due punti. Sono 16 per il capitano. Adesso Petrucci, serve Stanic, poi Fanti dentro per Righetti, chiuso da Castelluccia, prova a recuperare Grilli, riesce a servire per la tripla Fanti che sbaglia il tiro. E Giannis che si ripresenta in lunetta grazie al bonus per i due tiri liberi, per il fallo commesso da Gloria con il numero 33. Ancora 2 su 2, cambio fuori Gloria, dentro Rizzitiello per la squadra ospite. Righetti consegna a Stanic, ancora Righetti, gira per Petrucci, servito Rizzitiello che taglia il campo, serve Fanti centralmente che non sbaglia. Altri due punti per Fanti. Berti si libera dal blocco Grilli, poi dà un bel pallone a Giannis che prova col gancio, sbaglia il tapin, recupera Petrucci. Ultimi 30 secondi scarsi alla fine del secondo quarto, le squadre sul 49-36, sempre squadra ospite in vantaggio sulla Virtus Cassino. Adesso Stanic, resta il tiro dalla lunetta, sbaglia Giannis a rimbalzo, consegna a Carriso che dà un'occhiata al cronometro, consegna il pallone a Berti, poi Grilli da tre, sbaglia sul buzzer beater e poi il tapin vincente di Luca Giannis, ma l'arbitro non convalida il canestro del numero 15 e manda le squadre a riposo. Virtus Cassino che va negli spogliatoi in svantaggio per 49-36 contro la Roma Gas & Power.
si rientra in campo, tutto pronto. Terzo quarto al via. Eurobasket in vantaggio sulla Virtus Cassino di 13 punti, risultato di 49 a 36. Palla Cassino con Berti che prova a servire Giannis sotto canestro, ma il gioco è fermo per il fallo del numero 16 Staffieri ai danni del numero 19 Carriso, che si carica della rimessa. Servito Berti che si gira due volte su Stanic, va a canestro Berti e realizza e guadagna il libero aggiuntivo. Berti lunetta per il potenziale gioco da tre. Realizza Berti, tre punti e meno 10. Stanic, Righetti, ancora Righetti che penetra grazie al blocco di Dip, sbaglia il tiro, al rimbalzo Carriso. E gioco fermo per il fallo commesso a rimbalzo da parte del numero 4 Dip su Luca Giannis. Palla Virtus. Carriso e lunetta. Realizza Carriso che si è presentato in lunetta per il tecnico fischiato ai danni di Eurobasket e possesso dunque che torna nelle mani di Cassino. Berti, fa tutto da solo Berti, penetra poi dal pallone a Giannis che prova a scaricare fuori ma viene intercettato il pallone da Fanti che parte velocissimo in transizione, sbaglia il tiro ma Berti spende il fallo e due tiri liberi per Fanti. Fanti 2 su 2 e vola anche lui in doppia cifra. 10 punti per il numero 6. Adesso Giannis, passaggio consegnato a Carriso. Palla che però torna nelle mani di Eurobasket per il fallo in attacco commesso dal numero 15 Giannis. Si può riprendere Fanti, serve Stanic, quindi Righetti, ancora Stanic. E poi fallo di Castelluccia ai danni di Staffieri. Palla ancora Eurobasket. Staffieri, Fanti,
si libera Stanic dal blocco, prova a penetrare e palla che esce fuori dal campo e rimessa Virtus. Berti scambia con Carriso, imposta Berti, Carriso, blocco di Giannis, avanza Carriso, passaggio schiacciato per Giannis che sbaglia, sta fieri al rimbalzo, riparte Eurobasket con Stanic, quindi Fanti, taglia il campo Fanti, palla però fuori dal campo e rimessa Virtus Cassino. Grilli, Berti, palleggio dietro schiena di Berti per liberarsi di Stanic, Berti poi ancora per Grilli che punta Righetti, serve Berti per la tripla, Simone Berti! Stanic pensa al tiro, poi riceve in post basso Deep che è chiuso da Giannis, prova a girarsi Deep, lo fa bene, altri due punti. Riparte Cassino con Berti, ancora il numero 11, si libera di Stanic, scarica per Carriso che vuole il blocco, accontentato da Giannis, Carriso scarica nell'angolo per Grilli che penetra, sbaglia il tiro ma guadagna i due tiri liberi sul fallo del numero 6 Fanti. Uno su due per Daniele Grilli. Stanic, Fanti, Staffieri, palla a Righetti, bello il pallone per Fanti, altri due punti. Berti, Carriso, arriva il blocco di Giannis, penetra Carriso che la dà nell'angolo a Berti, ancora per il capitano, chiuso da Staffieri e un passaggio sbagliato per il compagno di Carriso, stava per diventare un assist per Stanic, ci ha pensato però Castellucci a intercettare questo pallone commettendo infrazione di campo e palla dunque che rimane nelle mani di Eurobasket, pronta a battere questa rimessa con il numero 16 Staffieri, servito Fanti, quindi Stanic, passaggio schiacciato per Righetti, Righetti contro Castellucci e proprio quest'ultimo a commettere il fallo ai danni del 9 e palla ancora per Roma. Prima però cambio per Cassino, fuori Castellucci, dentro Mauro Liburdi. Rimessa Eurobasket. Stanic, Righetti, arresto e tiro da 3. Sono due, fa notare l'arbitro i punti di Righetti e quindi rimane più 11 la squadra di coach Bonora. Adesso fallo di Staffieri ai danni di Carriso e due tiri liberi. Il risultato è di 57 a 44.
può pareggiare, portare a meno 11 il risultato. Carriso sbaglia però il primo libero. Realizza il secondo Carriso, 1-2. Staffieri che lascia il campo per Eurobasket, dentro con il numero 32 Rizzitiello. Stanic, Righetti pensa al tiro poi da tre. Stanic sul ferro, Giannis al rimbalzo, Berti punta Stanic, penetra Berti, lo fa benissimo, consegna il pallone a Liburdi che si prende il fallo. Da parte di Righetti e due liberi per Mauro Liburdi. Liburdi 2-2. Cambio per Eurobasket, fuori Righetti, dentro Birindelli che si incarica subito di questa rimessa. E palla Soriano che adesso si riscalda per dare un po' di coraggio a questa Virtus che si è portata adesso a meno 10 e consente ancora a inseguire sulla squadra ospite, che è in avanti adesso con Rizzitiello. Scarica per Dip che poi gira su Birindelli, ancora Rizzitiello da tre, sbaglia il tiro, Giannis al rimbalzo, quindi Berti per Carriso, ancora il numero 19 fuori per la bomba di Liburdi sul ferro, quindi Fanti parte velocissimo il numero 6, occhio alla sua velocità, serve Birindelli. E Liburdi commette il fallo su Birindelli, due tiri liberi. Su due per Birindelli. Berti si libera dal blocco Grilli, servito, poi gira su Giannis, quindi Carriso si libera. Berti, bello il pallone per Liburdi, aspetta l'arrivo di Grilli, 4 secondi, penetra Grilli, 2 punti. Birindelli, passaggio consegnato nelle mani di Stanic che si arresta sull'arco da tre, poi serve Dip, gira per Birindelli, quindi Fanti, punta Grilli, penetra Fanti e Grilli commette il fallo ancora una volta, i danni del numero 6 Fanti che è pronto in lunetta per i due tiri liberi. E cambio Virtus, fuori con il numero 15 Giannis, dentro con il numero 33 Dri. Su 2 per Fanti, 60-49.
4 minuti e 40 alla fine del terzo quarto. Adesso Carriso, servito da Berti con la bomba. Carriso, Stanic, porta palla, poi fuori centralmente per Birindelli, che prova a puntare Carriso, si inceppa Birindelli, che forse aveva commesso infrazione dei passi, ma l'arbitro ha lasciato continuare. E quindi Carriso, che ha dovuto spendere il fallo ai danni di Dip, che già ha posizionato in lunetta per i tiri liberi. Su 2 per Dip e ancora più 10 Eurobasket, 62 a 52. Berti fuori per Liburdi, un po' indeciso sul da farsi, preferisce appoggiarsi su Carriso, che penetra, la dà nell'angolo a Berti, scarica fuori ancora per Dri e passaggio sbagliato, persa fuori dal campo da Dri. Palla Eurobasket e Cassino che sostituisce Liburdi con il numero 15, Janes, Stanic. Si libera bene Stanic della marcatura di Dri. Poi palla in post alto per Birindelli, che prova a girarsi su Carriso. Difende bene il 19, che fa ripartire adesso la propria squadra. Ancora Carriso, penetra fuori per Berti, che pensa al tiro. Poi scarica ancora per Carriso, penetra il capitano, ancora fuori per Berti, manda a vuoto Fanti. Berti di tabella! Fanti, Stanic, arresto e tiro di Stanic, pulito, altri 2 punti. Cassino ha già battuto con Grilli, fa tutto da solo Grilli, stoppato da Fanti, prende il rimbalzo offensivo Janes, che fa il blocco a Dri, che si porta il pallone però fuori dal campo, e palla ancora per Eurobasket, che sostituisce adesso il numero 6 Fanti con il numero 5 Casale. Birindelli, ancora Casale, Dip, Berti intercetta il passaggio per Rizzitiello, va Berti! Stanic, Casale, Rizzitiello, si è svegliata la Virtus. Stanic ancora al tiro, altro solo rete per Stanic, che porta ancora la distanza sul più 10 quando mancano 2 minuti. Carriso riesce a servire fortunatamente Janes, che commette fallo sul tiro. E gioco che si ferma per le proteste della panchina di Cassino.
c'è il fallo tecnico fischiato alla panchina di Cassino e c'è anche un'espulsione. Espulso dirigente Manzari. E time out sul 66-56, sempre Eurobasket in vantaggio sulla Virtus Cassino. Si riparte dal tiro libero per Casale, che realizza per il fallo tecnico fischiato alla panchina della Virtus Cassino prima del time out, e palla che torna in possesso della squadra ospite. Birindelli, Stanic, Deep, ancora Stanic, Rizzitiello gira per Casale da tre, diventa un passaggio per Giannis che fa ripartire Cassino, quindi Berti per Carriso, prova la penetrazione il 19, ancora Carriso, vede libero Dri che poi dà il pallone sotto canestro per Giannis che consegna ancora Dri, si scambiano il pallone 2, Giannis! Canestro non convalidato, c'è il fallo però a fermare il numero 15 di Cassino che è pronto in lunetta per i due tiri liberi. Giannis 2 su 2. Stanic va via bene con un ball handling Stanic e poi serve Casale da 3 che sbaglia, recupera Berti, quindi 3, Carriso, penetra Carriso che poi scambia con Dri, ancora Carriso, va al tiro dalla lunetta Carriso, sbaglia Casale al rimbalzo. Ultimo minuto del terzo quarto. Birindelli, Stanic, punta Dri, ancora Stanic, penetra Stanic, dodici i punti del numero 8 di Roma. Adesso Giannis per Carriso che si porta fuori dall'arco, scambia con Dri, prova Carriso, diventa un passaggio per Casale che fa ripartire Eurobasket quando mancano 20 secondi. Stanic gestisce quest'ultimo possesso e Grilli spende il fallo ai danni del numero 8 che andrà in lunetta per i due liberi. Prima dell'esecuzione dei liberi, cambio per la Virtus, fuori Giannis, dentro con il numero 6 Castelluccia. Stanic in lunetta.
Stanic, 2-2. Adesso lascia il campo a Petrucci, esce anche con il numero 4 Dip e rientra con il numero 6 Fanti. Berti lascia Grilli che va con la bomba. Grilli, Fanti sulla sirena, sbaglia il tiro e finisce dunque anche il terzo quarto, che vede la Virtus in svantaggio di 10 punti contro Eurobasket, risultato di 71-61. Si riprende, tutto pronto per l'inizio dell'ultima frazione di gara, che vede Eurobasket in vantaggio di 10 sulla Virtus Cassino, 71-61. Ultimi 10 minuti di speranze per Cassino. Palla Eurobasket, Casale, Birindelli contro Giannis. Birindelli si gira bene, Birindelli, due punti. Berti, 3, Grilli, Giannis gira per 3 e palla che finisce nelle mani di Eurobasket per il fallo in attacco del numero 6 Castelluccia. Rimessa Eurobasket, Fanti, serve Casale, Petrucci, penetra Petrucci, bello il pallone per Birindelli. 15 punti per il 20 maglia blu. Grilli, Giannis, quindi Idri, ancora Grilli, e l'arbitro vede il fallo del numero 6 Fanti ai danni di Grilli e va la Virtus. Tri, Berti, Grilli va in terzo tempo, Grilli, la stoppata di Fanti che commette nuovamente fallo ai danni di Grilli. Questa volta andrà in lunetta al numero 1 rosso-blu per i due liberi. Grilli 1-2. Casale, si libera bene Didri e va a canestro. Terzo tempo Casale, Dri prova a replicare, sbaglia però Birindelli, riparte Eurobasket, transizione di Casale, palla per Fanti, bello il ball handling su Castelluccia. Thank you.
che commette fallo per fermare il numero 6. E time out Virtus 77-62. Time out, entra con il numero 19 Carriso al posto di Castelluccia, che ha lasciato il campo per 5 falli. Fanti lunetta per i due liberi e palla che tornerà poi nelle mani ancora della squadra ospite, poiché c'è stato il fallo tecnico fischiato a Castelluccia. 2 su 2 per Fanti, che allunga le distanze 79-62, e palla ancora per Eurobasket. Petrucci, ancora Casale, blocco di Birindelli, sbaglia il passaggio, Casale intercetta Giannis che dà il pallone a Carriso, quindi Berti riceve in post basso Giannis, che è chiuso da due, scarica fuori per Berti, ancora Giannis, fa sgomitate con Birindelli, perde il pallone Carriso, riparte in transizione Eurobasket con Rizzitiello. Carriso, Berti gira per Dri, prova a liberarsi dal blocco Giannis, subisce il fallo da parte del 32 Rizzitiello. Palla Virtus. Altro fallo di Eurobasket, Casino che rimane in attacco con quest'altra rimessa, sempre Dri sul punto di battuta. Berti prova, pensa al tiro, poi prova la penetrazione. E c'è il fallo di Birindelli ai danni di Berti. Questa volta andrà in lunetta l'11 rosso-blu per i due tiri liberi. Berti 2 su 2, 7:45 da giocare prima della fine del match. Eurobasket in avanti con Birindelli servito da Petrucci, palla Rizzitiello, poi Casale, penetra Casale, palla sbagliata per Petrucci, recupera Cassino con Grilli che prova a scaricare fuori per Berti, lo recupera al numero 11, poi Giannis ancora per Berti da 3. Time
time out Eurobasket, risultato di 81-67, sempre squadra ospite in avanti sulla Virtus Cassino. Time out, riprende il gioco con la rimessa per Eurobasket, scambio tra Casale e Birindelli, avanza il numero 5, poi Petrucci, scarica fuori per Birindelli che gira ancora per Casale, poi Petrucci per Birindelli, chiuso da Giannis, ma riesce comunque ad andare a canestro il numero 20. Giannis aspetta l'arrivo di Carrizo, servito, poi Dri va da tre sul ferro, Petrucci al rimbalzo e c'è il fallo del numero 10 Ausiello su Petrucci, palla Eurobasket. Petrucci, Casale e Dri commette il fallo per fermare il numero 5 Casale, palla Eurobasket, ancora Casale con il pallone, sempre duello contro Dri, poi Petrucci, frazione di passi di Petrucci, l'arbitro lascia proseguire e adesso ferma il gioco per infrazione di piede di un giocatore della Virtus e Eurobasket in avanti con questa rimessa dal fondo con Petrucci, si libera Fanti, altri due punti, 6 minuti e 20, Carrizo, 3, penetra, 3, 2 punti, Fanti, occhio all'accelerazione del numero 6, accelera Fanti che poi scarica per Rizzitiello. Berti, Carrizo, Dri, Giannis, ancora Carrizo che libera la bomba, Casale, Petrucci, ancora Casale, Fanti, gira per Birindelli, arresto e tiro da due punti di Birindelli. Sta entrando tutto adesso alla squadra ospite quando siamo alla metà della quarta frazione di gioco, servirebbe un miracolo, adesso la Virtus che va a canestro con un'altra tripla di Carrizo, dicevamo servirebbe un miracolo a questa Virtus che è sotto 89-75, adesso prova a replicare Rizzitiello indisturbato da tre, solo rete. Dri, penetra Dri, poi Giannis non arriva sul passaggio del compagno, riparte in transizione Eurobasket con Fanti servito da Rizzitiello e guadagna anche il fallo il numero 6, triplice cambio per Cassino, fuori Ausiello, dentro Lovatti, fuori Giannis e Berti, dentro Liburdi e Grilli e Fanti e Lunetta.
Infanti 2-2. 17 i punti per il 6. Adesso Liburdi aspetta l'arrivo di Grilli, servito, si libera bene Di Fanti, Grilli va a canestro e si prende il fallo da parte del numero 20 Birindelli. Che invece a quota 19 e Grilli in lunetta per due tiri liberi. Su 2 per Daniele Grilli. Petrucci va via a Grilli, poi si arresta e regala il pallone a Cassino che riparte con Carriso, bello il pallone schiacciato per Grilli. Che realizza. Petrucci, Casale, Petrucci, si libera Birindelli, servito, gira il pallone per Fanti, Rizzitiello, va da lontanissimo con la bomba, Rizzitiello, tre punti, Lovatti, Grilli, Liburdi, Dri va via a Birindelli che commette fallo ai danni di Dri e Birindelli come Castelluscia lascia il campo per 5 falli. Al suo posto si vede in campo con il numero 33 Gloria. Uno su due per Dri. Esce dal campo per Cassino il numero 19 Carriso con ben 27 punti. Al suo posto numero 7 Gonzales. Casale, Fanti, Gloria, gira per Petrucci, poi Rizzitiello, arresto e tiro da tre sul ferro questa volta, riparte Grilli, ancora il numero uno, palla a Dri, Lovatti vuole il blocco, poi scarica nell'angolo per Grilli sul ferro, Rizzitiello a rimbalzo, e si guadagna anche il fallo da parte di Liburdi e va in lunetta per i due liberi. Uno su due per Rizzitiello. Lovatti, palla per Liburdi, due punti. Fanti, Rizzitiello, Petrucci, Casale, penetra Casale nell'angolo per Rizzitiello, non va da tre, scarica fuori per Petrucci, ci pensa lui con la bomba sul ferro, Gonzales a rimbalzo, riparte Grilli, via Fanti, poi perde il pallone Grilli, lo recupera al 6 di Eurobasket e consegna il pallone a Petrucci che realizza i due punti del 100-82. Due minuti alla fine del match,
match che già titoli di coda. Servirebbe davvero un'impresa impossibile alla Virtus per rimontare il risultato. Eurobasket in avanti con Gloria, Rizzitiello, Casale. Ancora il 5, palla per Gloria, che si aggiunge al tabellino. Due punti anche per il numero 33, Lovatti. Dri fuori per Liburdi, quindi Lovatti va al tiro da tre. Lovatti sul ferro, Fanti, Rizzitiello, Petrucci, ancora Fanti, Casale da tre sul ferro, Lovatti al rimbalzo, quindi Grilli. Via Fanti, Grilli al tiro, ma il gioco è fermo per il fallo del numero 6 Fanti sul numero 1 Grilli, che è pronto in lunetta per i due liberi. Cambio per Eurobasket, fuori il numero 6 Fanti, al suo posto è il numero 16 Staffieri. Su 2 per Daniele Grilli, 102 a 86, ultimo minuto da giocare, Eurobasket in avanti con Casale. Petrucci, ancora Casale, penetra Casale, chiuso da Gonzales, scarica fuori per la bomba di Rizzitiello che finisce fuori dal campo. Forse ultimi due possessi. Lovatti, Dri, va da tre, Dri, più per il morale che per il risultato, la tripla di Dri. E Casale che lascia scorrere il cronometro. Petrucci poi per Rizzitiello. Ancora Casale che dà ancora un'occhiata al cronometro, mancano 5 secondi, va da 3 Casale, palla che finisce sul ferro e Serena che suona, finisce gara 3 che vede Eurobasket vincente sulla Virtus Cassino per 102 a 89. Gara 3 dunque aggiudicata a Eurobasket che va 2-1 in serie. Un saluto da Simone Daguanno e a risentirci.